All'89% di batteria, beh, ci sto per cominciare a registrare in piazza. Ragazzi, questo dovrebbe essere il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Aspettate un secondo, mi sono ricordato una roba da fare importantissima. Ok, l'ultima volta abbiamo completato una missione secondaria, una, perché ne avevamo accettate due di nuove, solo che una mi ha fatto girare le scatole. L'altra invece me l'ha quasi fatta girare, però l'ho trovata carina e quindi alla fine abbiamo completato una secondaria. E come potete ben vedere da lì, dalla lista di Poké in basso a destra, abbiamo catturato uno dei 28 non sparsi per tutta issue. Quello che raccontai, vedi, off camera, completamente a caso. Quindi ci è bastato lanciargli contro una Pokéball e lui è entrato la prima, quindi va bene. Ho deciso di tenere in squadra per evitare tutte le volte di mettere giù i Pokémon che non intendo portare con me in giro per i sui. Poi quando arriveremo al momento in cui so che troveremo finalmente il sesto ed ultimo membro della squadra ufficiale, che incontreremo proprio avanti, ho già spoilerato che lo incontreremo nel quarto capitolo, vedremo di mettere lui al posto dell'Annoni. Nel caso, ci eravamo lasciati qui con il dover finalmente tornare a parlare con Sorura sul fatto che abbiamo calmato Usaluna, e vedo che c'è Damon. Ok, andiamo a vedere che... E assieme a Rampei. Giada, abbiamo un problema. Lascia parlare me. Lilligant, la nostra regina delle creste, è anche lei in preda a una furia improvvisa. Quell'amaro lo sapeva, ma non mi ha detto nulla. Lilligant? Sei un Pokémon regale femmina, il titolo di regina. Non esistono Lilligant maschi, quindi... Ma lascia perdere, non abbiamo tempo per le spiegazioni. Chi ci deve dei chiarimenti è Mauma, quella disgraziata è sparita dal villaggio. L'ultima volta che l'ho vista era in fattoria che si rimpinzava di mosci di patate, il che non mi sorprende, vista la bontà dei miei manicaretti. Mi auguro che Mao non abbia nulla a che fare con la collera di Ursaluna, e in effetti tra l'altro è lei che ci ha detto che Ursaluna non stava bene. La cosa potrebbe scatenare nuovi contrasti tra il team Diamante e Perla. Dimmi, Sorua, in quel caso che farebbe Team Galassia? Non prenderemo le parti di nessuno dei due. Vale a dire? Favorire una fazione vuol dire inimicarsi l'altra. Non siamo giunti in questa terra per metterla a ferro e fuoco. Hai ragione. In effetti sei stato tu a proporre di parlarci in modo informale e amichevole per evitare attriti. Non avrebbe molto senso che ti impiccessi ora. Giada, hai forse qualche buona idea su come sistemare la questione? Potrei chiamare Ursaluna. Ursaluna? Vuol dire che ti sei guadagnata la sua fiducia tra quella di Gennaria. Grandioso! Era una cosa che mi sono dimenticata nello scorso episodio, sempre, anzi, 2 episodi fa, di citare che oltre ad aver battuto un saluto e averlo placato, abbiamo anche ottenuto la possibilità di cavalcarlo, e quindi ora con lui possiamo trovare gli oggetti sottoterra come se fossero qui cerca strumenti. Ottimo! Con il fiuto che si ritrova, un saluto riuscirà a stanare Maru. Se ti sei guadagnata il rispetto di Ursaluna, allora di certo saprai come ammansire Lilligant. Io vado avanti, ci vediamo all'arena della ribalta, il sito regale di Lilligant. L'ultima volta il Pokémon regale era un Pokémon accudito dal Team Pera, questa volta è uno del Team Diamante, si alternano fino alla fine del gioco, ve lo dico. Giada, cerca di sistemare la faccenda senza farti dei nemici. Siamo giunti in questa terra per coltivare la pace, non possiamo seminare discordia. Giusto. Vedo di mantenere fede a queste parole. Cerca Mauro a Quitrino seguendo la traccia blu del suo odore con l'aiuto di Ursaluna. Perfetto. Ursaluna, senz'altro Mauro l'ha vista, quindi... Vediamo un po' cosa ha combinato quella là. Che vi dico adesso, un altro membro del Team Diamante, per questo che Damon è incazzato, che dice che dove è andato a finire sta qua. Allora, andiamo alla base dell'acquitrino. No, forse era meglio se andavamo alla base brulla. Però vabbè, andiamo alla base dell'acquitrino, facciamo prima. Vabbè, base dell'acquitrino normale. Credo che la ragazza di prima che ne ha mangiati di voci... Certo che la ragazza di prima ne ha mangiati di voci di patate di Gampei, eh? Ah, ma che ci penso, una volta mi pare di aver visto Gennaro in gruppo solo che scavava nella terra e cerca i tesori, sa? Perché erano fatto sviluppato, immagino. Il sensibile ho fatto di Ursaluna, però condotti da Mau seguendo la traccia blu. Va bene. Allora vediamo subito di chiamare Ursaluna.
Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Automaticamente, tra l'altro, usa luna. Ecco. Qua accela il passo quando sta fiutando qualcosa. Quindi, aspettate che... Ecco, quando sto fiutando qualcosa, se vedete che accela il passo lei. Non sto accelerando io. Sta accelerando, dovete dire lei, perché è luna. Però, vabbè. Sta accelerando lui, quindi... Anyway, vabbè, ragazzi, non mi interessate voi. Allora, di qua c'è però di mezzo tutto quanto, quindi vai di what? Mamma mia, che spadaccino! Ok, su luna accelera il passo, attenzione. Ed eccola qui, l'abbiamo trovata. Poi dopo qui c'erano varie, prima di Onyx e Stanchi, che mi sono trattenuta da catturare off camera. Ma vabbè, vedremo di catturare adesso, così ho altre già ho un paio di pagine del Pokédex da completare per la prossima volta. Ah, Giada, sei riuscita ad aiutare Ursaluna? Sì, ci sono, sì, si è calmato, io dico. Sei un fenomeno! Bene, bene, ma che ci fai da queste parti? Come sei arrivata qui? Grazie a Ursaluna. Non mi dire che l'odore di quei moci di patate l'ho guidato fino a me! Cappergucca, che fiuto! Si vede proprio che Ursaluna discende dei Pokémon con il sommo sinno ha conferito poteri speciali. Comunque ora pare che il mondo voglia punirmi. Un Pokémon mi inseguiva e mentre scappavo mi sono preso una storta. Ah, alla buon'ora! Se la memoria non mi inganna, tu sei Maru, giusto? Signorina, signora Gennaria, io, ecco... Ti devo delle scuse, mia cara. Credevo fossi solo una screanzata del team Diamante e ti ho mancato di rispetto. Imperdonabile, davvero imperdonabile. Eh? Ma io... Non è nessuna colpa della collera di Lilligant, nemmeno dello stato in cui versava Ursaluna. Piuttosto hai cercato di aiutarli. Tuttavia non mi sono nemmeno presa in disturbo di ascoltarti. Mi vergogno di essere tanto vecchia eppure così, ancora così insensata. Beh, in realtà è anche colpa mia. Mi sarei dovuto spiegare meglio. Avrei dovuto dirvi che Ursaluna era impazzita dopo essersi avvicinato all'Elegant in preda alla collera. È stata tutta colpa del suo profumo. Adesso si spiega la misteriosa polvere che aveva addosso Ursaluna. Sarà stata opera di Lilligant. Detto ciò, cosa è successo alla tua caviglia? Cercavo i materiali per una sfera zen, ma sono scivolato e mi sono preso una brutta storta. Ero andato al villaggio Giubilo per chiedere al team Galassi di aiutarmi con Ursaluna e visto che c'ero anche per imparare qualcuno dei vostri trucchetti per creare strumenti. Il professor Love mi ha parlato delle sfere zen. Così ho pensato di raccogliere il cibo che piace a Lilligant per fabbricarne qualcuna. Tutti quegli aggeggi che uso in Team Galassia sono una meraviglia. Ci sono un sacco di cose che vorrei imparare. Una ragione in più per sistemare subito le cose. Leader Damon! Che pensavi di fare occupandoti di questa storia da sola? Cos'è, sono davvero così inaffidabile? Beh, non hai tutti torti. Chi si fiderebbe di un leader che non ha mai visto il sommo sinno? Lo stesso leader che non è nemmeno riuscito a intuire che Lilligant aveva qualcosa che non va. Ehi Giada, porterò l'area della ribalta e sfere zen create da Maru, ci vediamo lì. Non c'è di che preoccuparsi. Giada placherà Lilligant e tutto volgerà meglio. Certo, e così ragazzi andiamo incontro alla seconda battaglia boss. Giada, e ora di recarsi all'area della ribalta, il sito legale di Lilligant. Penseremo io e mio viva che è andata a sfruttare Maru. Alla fine Maru voleva sempre solamente fare la cosa giusta. Ok, quindi ora qui la stanno curando, va bene. Bene signori, l'arena si raggiunge da qua, ricordo. Ah, tra l'altro qui c'è il campo diamante. C'è, ci è apparso, quindi quasi quasi devo farci un salto, però c'è la montagna che blocca la strada. Vabbè, prima facciamo così. Prima proviamo a catturare la gente. Ci sono, c'è già uno Skantank. Un Stanky, provo a prendere Stanky direttamente, che io sono a Trasgre. Livello 37. Vai, non mi interessa il livello, mi interessa il prenderlo da dietro, non per laterale, con la Mega Ball. Vai così, preso. Scusate. Oh, là c'è Onyx che si è messo a sedere. Adesso provo a prendere anche lui. Sempre con la Mega Ball per essere sicura. Anche se siccome è calmo. Vediamo. Vai così, è bastata anche la Pokéball, normale. Onyx preso e abbiamo due pagine da completare. Ora prendendo Stanky, che è l'evoluzione prima di Skanta, che è il Pokémon base. E siamo a tre nuove pagine. Oh, è già apparso un altro Onyx. E un altro Skantank, cioè spawnano come funghi.
questo è più difficile da prendere con le Pokéball normali, proviamoci. Mamma mia, ragazzi! Ma che dono c'ho oggi della cattura? Adesso vi faccio tutta la palude così, a piedi. Cioè, inginocchiata, così faccio un percorso, una strada più tranquilla rispetto a quando passate i Krogan che i Popotas. Che tutti quanti arrivano iper aggressivi, cavolacci. Vai così, preso. Un altro Skantak che dorme questo, eh sì. Mamma mia, ragazzi, stanno dormendo tutti come delle poltrone. Cos'è quello? Ah, Krogan, anche altri agenti. Ah, vabbè, ancora Hippopotas, vabbè. Scusate. Oddio, c'è un'alfa, quello è un'alfa, o sbaglio? È un'alfa, sì, uno Skantakalfa avevo pure beccato. Ecco perché c'è la musichetta. Livello 45. Beh, quasi quasi. Ho già avuto a che fare più volte con questa bestia, con queste bestie. No, dai, evitiamo. Comunque, ragazzi, per lo scontro con l'Illigant, poiché è un tipo erba, vedremo di affrontarla con Beautifly. L'Illigant, vi ricordo essere quel bellissimo Pokémon di quinta generazione di tipo erba, che mi ha fatto sclerare in Pokémon Mystery Dungeon, e la sua forma base mi ha fatto sclerare in Pokémon Bianco. Comunque sia, la prima volta che l'ho vista in questo gioco qui, il primo commento che è stato che bella che è. Poi la vedrete, perché naturalmente quella che incontreremo adesso sarà una variante di Hisui. Cavolacci, la puzzola più difficile da prendere. Vai, Beautifly. Sanguisuga. Vai, anche a sconfiggere i Pokémon conta. Questi mi servono per le Mega Ball, ecco fatto. Chi mi ha vista? Non posso più muovermi in modo stealth. Niente. Non posso più muovermi in modo stealth, ragazzi. Qualcuno mi ha sgamato, di conseguenza che gli altri mi sgamano tutti. Vabbè, sì, va a cagare. Ragazzi, è difficilissimo in questa zona della palude, tutta la palude in generale, completare l'extra che dice catturali, perché tutti non appena ti vedono ti attaccano. Aia, avvelenata la farfallina, mi può avvelenare. Vai, edizione, vai, vendicativa, Beautifly, benissimo. Stavo pensando, ragazzi, a fine gioco, una volta completata la modalità storia, di magari dare dei titoli ai nostri 6 Pokémon quando li avremo tutti e 3. Dei titoli proprio in base a come sono stati nella storia, le loro principali caratteristiche. Vabbè, comunque, Team Diamante sta da queste parti, c'è una nuova richiesta, proprio quel Team Campo Diamante, vabbè. Facciamo che dopo aver battuto l'Illigant andiamo a trovare il Team Diamante. E poi dopo in cima alla montagna che abbiamo visto prima di sfuggita c'è pieno così di altri Pokémon, perciò. Cioè di Pokémon nuovi, tra cui Petilil, penso, che è il Pokémon che ci serve per la missione secondaria del Pokémon con tre foglie. Perché dovrebbe essere quello il Pokémon con tre foglie. Che due palle! Vabbè, combattiamo con Teddy Ursa qui, che deve salire di livello. Conosce Battiterra! Questa mossa gliela farò tenere per sempre, perlomeno finché ne imparerò la mossa terra più potente, perché ecco fatto. È l'unico elemento che sono debole, tipo queste puzzole per altre argentaglia. Tra l'altro Teddy Ursa l'ho messo in squadra proprio perché Ursaluna diventerà un tipo terra, quindi a me tipo terra serve, perciò. Ah, la rea della ribalta sta qui. Cioè, sono andata completamente. Sono andata proprio nella strada sbagliata, va bene. Trovi qualcosa su salù la domanda? Vabbè, dai.
Volevo ignorare le puzzole, però le combatto solo perché, per l'appunto, serve per completare la loro pagina, quindi. Bastardo! Fortunatamente parla di forza difensiva e non parla di forza offensiva. Ecco fatto. Ah, c'è proprio un incarico che dice volte che le sconfitto con mossi di tipo terra, va bene. Ok, comunque la grandina di battaglia ci sta completamente a nord. Ok, allora dal team da ci passiamo prima di andare a. Chiamato battuterra Celea. I turni a Celea. Cioè, a Celea. L'avete capito? Aumenta la tua velocità, quindi è un attacco rapido, tra virgolette, quindi aumenta. Allora, però io adesso devo passare per i monti qua, no? Naturalmente ci vado con stand, weird deer. La passiamo per di qua, dovrebbe esserci comunque. Oh, eccoci! Oh, nuovo, nuovo! Però naturalmente mi ha vista, quindi. Pokémon nuovo, Rhydon da prendere assolutamente, però necessito coglierlo di sorpresa così il Glaver Graveler del Golfiacco non mi rompe le scatole, poi ecco, salta pace, faccio falso finale. Come falso finale un cazzo. Acqua getto e speriamo di non one shotarlo. Ok, va benissimo. Attenzione, levi Torogia, ma di urto schiva tutto. Dai, Pokéball normale. E già siamo a 4 Pokémon nuovi. Preso, vai. Dopo scontato, quando vedo un solo salto, è preso. Vedi, cosa che funziona al contrario. Pesante, ha pure un Pokémon pesante questo. Ah, lì vedo dei fuocherelli, qui c'è il campo. Adesso questo lo faccio fuori con il battiterra e terra di Urso, perché anche la combinazione roccia terra, ragazzi, perché la linea evolutiva di Geodude è una combinazione sfigata, perché comunque sono debole tipo terra. Come ha fatto a schivare? Ma c'è la precisione 100, come fanno a schivare questi attacchi? Perfetto, bravo Tadiusa. Allora, qui comunque ci sono dei fuochi, quindi mi sa che. Sì, mi sto avvicinando al campo del Team Diamante. Sì, tanto, ragazzi, proprio adesso dovrà scendere la nebbia. Ora che sto passando per una zona nuova. Cioè, della serie se ci sono dei Pokémon nuovi, non li vedo mai. Infatti, ok, lì vedo i grilli. È proprio adesso sto passando comunque per un punto nuovo, se ci sta qualche petilino in giro, comunque un Pokémon che non ho mai visto, adesso mi incazzo. Vabbè, comunque non vedo nessuno. Campo da Marte, oh, eccoci qua, dimmi che. Oh, mi ha messo il teletrasporto, grazie. Strano che venga qualcuno fin qui al campo. Cioè, senti io, Mattimeo. Si fa un gran parlare del Pokédex creato da Team Galassia. Beh, effettivamente piacerebbe anche a me vederlo quando sarà finito. Anche qui dovrebbe esserci, penso, gente, antenata di gente, come nell'altro team. Qui c'è Almanno. Finalmente posso vivere in tranquillità. Sono davvero grato ai Pokémon regali per averci aiutati. Qui c'è una che ha una richiesta per noi, Martì. Maltisia, che mi sembra qualcuno che ho già visto, ma non so chi. Tu fai parte del Team Galassia, giusto? Non è che per caso conosci un medicinale che posso curare ma di testa dei Psyduck. Gli Psyduck con cui io sono costantemente tormentati da forti emicranie. Vorrei fare qualcosa per aiutarli, ma i normali medicinali sembrano non sortire effetto. Nel Team Galassia c'è il genere di persone, no? Ci sarà pure qualcuno che mastica un po' di medicina. Io ti ritrovo un rimedio, ti prego.
Qualcuno utile proprio i Psyduck, va bene. Faremo questa richiesta, finiremo quando avremo. Quando avremo completato, battuto Lilligant. Autunno, a noi manca la forza. Per resistere agli attacchi dei Pokémon dobbiamo invocare la protezione di Lilligant. Benvenuta, Settimio. Noi del Team Diamante sappiamo creare medicine con i Poké officinali e gli ingredienti. Quelli del Team Galassia invece sanno creare davvero di tutto. Come sono cambiati i tempi? Ricordiamoci che loro ragazzi sono qui da Sin a Isui ben prima del Team Galassia. Annonio. Mi piacerebbe avere un Pokémon con me, così da potermi proteggere dai Pokémon selvaggi. Ma non saprei proprio quale scegliere. Allora, e qua avevo anticipato che, siccome siamo nel capo del Team Diamante, da qualche parte potremmo trovare il quadro dell'antenato di Damon, che comunque è antico reggente, che aveva scatenato lo scontro tra. Ecco. Come le Pokéball? Mi viene la tremare la sua pensione di catturare un Pokémon. Ecco, guardate ragazzi, guardate le ma avete già capito tutto. Trovo normalissimo che i giovani abbiano un vivo interesse per i misteri della vita. È indubbiamente un argomento vario e stimolante. Ragazzi, cioè, guarda, quello lì, come potete ben intuire, lì a destra, questo qua presentato a destra, siccome c'ha la divisa del Team Diamante addosso, è l'antico reggente. Avete già capito che faccia avrà l'antico reggente del Team Perla quando vedremo il suo quadro nel campo del Team Perla. Molto avanti del gioco. Questo qui invece non so bene che sia, ma giudicare dalla faccia è l'antenato del campione Nardo di Unima. Potrebbe essere il leggendario eroe di cui si parla, di cui parlano tutti. Ci potrebbe stare. Però adesso vediamo intanto se è fatta l'atmosfera arancione nel mentre che ero dentro. Comunque. Ok, vedete che comunque, ecco, il quadro dell'antico reggente e il quadro della persona misteriosa sta preso poco allora. Infatti ricordate che questo quadro comunque sta anche nel capo del Team Perla, quindi questo forse dovrebbe essere l'antico eroe. Sentiamo un po' cosa dice storia. È solo grazie al sommo sinnoh se il tempo scorre come si deve. Ok. Eta, oibo, si è aperto uno squarcio nel cielo, speriamo che non sia passato di disgrazia. Lo scorrere del tempo ci insegna quanto è importante crescere e imparare dai nostri errori. Ma come altro lato della medaglia è il tempo che ci invecchia fino a portarci all'altro mondo. La verità, ma che è vera comunque. È la prima volta comunque che arrivo al campo diamante, bene. Vabbè, comunque parliamo con tutti quanti. Messo. Ciao, Gaido! Mau ha sempre detto che Team Galassia rappresenta il futuro. Quella ragazza ha fiuto per queste cose. Noi del Team Perla non facciamo altro che battibeccare su quale sia il vero sinnoh. Eppure crediamo tutti in lui, non ha senso. Il senso fidati però c'è. Fidati, non venerate nulla di falso. Quello che venerate effettivamente esiste. Poi dopo, come ho già spoilerato, alla fine si scoprirà questo e quell'altro. Qui ci sono i poveri Psy, che stanno per appunto. I Psyduck che ti piacciono di passaggio, immaginavo. Niente. Sono tutte uguali le case così. Sono Tadius. Verde. Si dice che tanto tempo fa, prima che arrivassimo noi a Issui, ci fosse un antico eroe che aveva 10 Pokémon a seguito. 10 Pokémon a seguito, più di 6. Noi del Team Diamante vogliamo essere a passo con i tempi, però non cambiamo mai. No, noi del Team Diamante crediamo nel sommo sinnoh. E anche quelli del Team Perla credono nel sommo sinnoh. Che vorrà mai dire? Che credete nel sommo sinnoh? Immagino che loro siano il Team Diamante e il Team Perla, i discendenti dell'antica popolazione che in origine per appunto venerava direttamente Arceus. E poi dopo è successo che col tempo ci passarono le generazioni che ci furono e si divisero proprio in quelli che credevano che il sommo sinnoh era colui che dominava lo spazio, cioè se hanno perse le cose che si sapevano su Arceus, e quindi si è passato a credere che
Cioè, come capita spesso, magari può avvenire che quello che abbiamo ereditato i nostri antenati lo perdiamo sia per un motivo che per un altro. E poi immagino che sia successo che col passare del tempo è avvenuto questo. Alcuni sono arrivati a credere che quello che è il vero sommo Sine era colui che controllasse lo spazio. Altri hanno creduto che Sommo Sine fosse colui che aveva dato come dono il tempo. Senza magari ricordare e continuare a tramandare il fatto che in realtà sia il dio dello spazio che il dio del tempo erano figli di un altro unico dio. Vabbè. E qui entriamo nella lore di Sino. Perché comunque noi già sappiamo da Diamante Lucente che gli dei non sono uno ma sono ben due. E poi sappiamo anche, conoscendo l'esistenza di Alcheus, perlomeno noi ce lo ricordiamo, il nostro personaggio purtroppo si ricorda tutto fuorché l'incontro con Alcheus. Stavo dicendo, ci ricordiamo bene che in realtà, cioè, essendo Arceus il dio di tutti i Pokémon, è parte praticamente, cioè, visto con una visione un po' cristiana, il padre di tutti i Pokémon, e perciò è anche padre degli dei dello spazio e del tempo di Aghepalkia, visto con una visione un po' cristiana della cosa, ok? Che comunque non è una visione solo cristiana, perché, cioè. Ce ne sono di religioni monoteiste al mondo che credo che per l'appunto tutti siamo figli di un unico Dio, eccetera, eccetera. Poi dopo qui non entro troppo nell'argomento che non è il mio ambito. Oh, dove sono finita? Govine brumose. Ci stanno i Liki Liki Alpha e i Liki Tung. Liki Liki Alpha potrei farci un pensierino nel catturarlo, perché comunque lo voglio sbloccare il prima possibile, perciò. Tra l'altro, da notare che tutte le rovine hanno sempre lo stesso stile, quindi quello stile che è lo stile, tra l'altro, doico, che c'è quello che corrisponde nella realtà allo stile doico dei greci, quindi bello sempre che comunque i Pokémon ci sono, naturalmente c'hanno il corrispettivo a cose reali, no? Quindi l'antica popolazione di Sinnoh, si potrebbe dire, corrispondeva a quelli che per noi oggi sono gli antichi greci. No, io comunque questo Liki Liki voglio catturarlo, ho deciso. Salve, signor. Vai, livello non ho letto. Però l'ho colta di sorpresa, una femmina. Livello 52. Dimmi che con l'acquaggetto riesco. Oh, ok, ce la faccio. Bene, ragazzi, è il momento di applicare la solita tecnica. La tecnica che richiede attacco e fuga. Dai, ragazzi, fermiamo l'episodio con Liki Liki. Nel prossimo episodio raggiungiamo Lilligant. Vai. Comunque fai passione Liki Liki, come Pokémon con sto linguaccio di fuori. No, con la Idropulsar non acceleo, non cambio l'ordine di turni, quindi va bene, facciamo così. Ecco, sarebbe ideale affrontare gli Alpha con naturalmente altri Alpha, ce li ho adesso. Sarebbe ideale fare così, però sono Trasger e non lo faccio. Dai, su! Che è sta storia che schiva? Che schiva, ma dai, siamo seri, ma. Vabbè, a sto punto io Vabbè, dai, scateniamo gli Idropulsar e basta, vediamo come. Giga Impatto conosce bene. Ah! Volte che l'hai visto usare Giga Impatto, beh, dai. Beh, dai, ragazzi, c'ho tanti revitalizzati. Guardiamo il lato positivo. Quindi, tutte le volte Jurot perderà. Però, almeno vedremo Liki Liki. Che in questo momento ero troppo vicina per fare in modo che venisse inquadrata. Ecco fatto. Vabbè, dai, i due pulsa, sti casi. Se poi dopo, ogni volta facciamo il tempo ad attaccare solo una volta. Ecco. Mi spiace, Jurot. Oggi svenirai un paio di volte. Ma è necessario.
Cioè, devo già fare rapporto su 24 incarichi. Io, ragazzi, ha frenato un po', cavolacci, coi te. Vai, bello che comunque perde tempo nelle logie. Diciamo che il top è quando mi dice liki liki, e così sorpreso che riesce a muoversi due volte. Però tutte le volte non succede mai. Poi immagino che ogni volta le si resettino i pippi delle mosse, ma non penso. Comunque, ok, va bene, dai, siamo a vita gialla. Siamo a vita gialla, è già tanto. L'importante è che a un certo punto, dopo troppe lotte, non scappi via, come a un certo punto faceva Rapidash. Rapidash penso che a un certo punto era scappato via, perché di sé per sé sono così i Ponyta, figurati Rapidash, anche Rapidash dopo un po' scappano via. Ma attenzione, Dewott scriva tutto, perché se non parte l'animazione vuol dire che non è andato a segno un bel niente. Vai, falso finale. Vai, vita rossa. E stavolta però la prendiamo. Porca puttana. Beh, adesso però vita rossa. Vai, rivitalizzante, rivitalizza. E adesso vediamo di lanciarle subito addosso le Mega Ball e la catturiamo. Vai. Vai, personaggio, prendila la prima. C'ho poche Mega Ball, devo farle. Vai, su. No! Sì, presa. Vai così, liki liki, catturato. È partita la musica di notte fonda. Dai, cattiva anche questo lì che a sto punto. Preso. Kirlia! Ci sono i Kirlia qui? Ci sono anche i Ralts! Se l'avessi saputo prima. Ciao ragazzi, no, non badate a me, sto solamente guardando le rovine che mi piacciono. Bello! Cosa c'è scritto? Allora, se la mia conoscenza di Pokémon non mi inganna, il terzo della seconda riga, leggendo a sinistra, è Regigigas, poi il terzo della terza riga in alto, insomma, a partire da sinistra è Palkia, vero? Poi dopo quella a sinistra non so assolutamente che Pokémon siano. Quello a destra è un uccello, ma non so bene che uccello possa essere. Quello sotto sotto nella prima riga mi viene da dire che sia addirittura Oxenias, ma forse potrebbe avere più senso dire che qui, perché c'ha le corna così strane, però non saprei. Forse è Weird Dig. Forse è Weird Dig, però. Poi dopo l'imbass, quello lì, prima a sinistra, partendo dalla sinistra e dalla seconda riga, mi sembra stato un po' che vedremo più avanti. No, ora che ci penso, quei due lì mi ricordo, quelle due figure alla sinistra di quella che mi ricorda Palkia, sembrano essere, ora che ci penso, due Ursaluna. E quello a destra sembra essere un Pokémon, quello a destra, questo qua. Un Pokémon con la faccia di Azelf. Sembra Azelf comunque. Invece questo qui a destra mi sembra un altro Pokémon che incontreremo. Questo pescione qui. Segnatevelo perché lo incontreremo. Se incontreremo anche questo qui di ghiaccio. No, questo qui è Weedle allora. No, questo allora è Weedle. Questo qui è fatto con tipo di ghiaccio. Quindi qui c'è Regigigas. Ma perché mi metto Regigigas allo stesso livello di Weedle? Insomma, dei Pokémon che conosceremo più avanti. E mi metto Ursaluna sopra, non ho capito. Questo qui sotto comunque mi ricorda Xenas, per qualche motivo. Sarà per le corna, forse. Però è meglio dire che è Arceus, questo punto. Però Arceus non l'ho mai visto con queste corna. No, aspetta! Aspetta, 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 aspetta! Aspetta! No, non puoi, no, stavo per dire Giratina, però non ha senso. Aspetta, no, aspetta, no, sto facendo ipotesi. Mamma mia, ragazzi, mi prendo queste robe, un sacco, tantissimo. Rappresenti uno dei Pokémon e sono sicuro. Comunque penso che quelli che abbia detto, cioè Weedle, quello di ghiaccio, quello di pesce, che incontriamo più avanti, sia giusta come teoria. E qui c'è un
una versione gigantesca della roccia anima. Sulla beta ci sono state feriture che sembrano avevano un'energia sinistra. Scommetto che dovevo tornare qui quando avevo trovato tutte le 107 fiammelle, ne sono convinta. Tra l'altro ho sparato la ciofe calda qualche episodio fa. Si possono vedere anche durante il giorno, solo che si vedono meglio di notte le fiammelle. Sono a 35 minuti, sono sforato. Gaidon! Dai, terminiamo con lui allora. Dai, terminiamo con lui e poi fermiamo l'episodio. La prossima volta andiamo da Lilligant. E fatta, prenda. E poi anche lui. Niente, ma sgama, come ho detto. Non lo prendiamo! Ok. A più tardi.